Uomini e donne. Maria De Filippi scioccata. Brando e Frikian ha scelto lei. Il pubblico senza parole. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Nel popolare dating show, Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, si è svolto un momento cruciale. La scelta finale del tronista Brando e Frikian. Dopo un percorso segnato da indecisioni e colpi di scena, Brando ha compiuto la sua decisione, lasciando il pubblico e le corteggiatrici in suspense. Brando, 22 anni, originario di Treviso e cresciuto a Miami, è salito sul trono di Uomini e donne, alla ricerca di un amore sincero, basato su valori semplici. Il suo percorso nel programma è stato caratterizzato da numerosi alti e bassi, culminando con l'abbandono dello studio solo una settimana fa, a causa della sua incertezza. Tuttavia, in un improvviso colpo di scena, Brando ha annunciato la sua scelta. Raffaella Scuotto, 25 anni, originaria di Quarto, in provincia di Napoli e appassionata di moda. Raffaella ha risposto positivamente alla scelta di Brando, che ha confessato: "Non ti ho scelta con la testa, ma con il cuore". Un lungo bacio ha sigillato la conclusione del loro percorso nello show. La scelta di Brando ha sorpreso Maria De Filippi e il pubblico, soprattutto perché Beatriz Dorsi, fin dall'inizio ritenuta la favorita, è stata scartata. Beatriz, visibilmente emozionata, non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte al rifiuto di Brando. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni rivelano che la scelta di Brando è stata registrata recentemente e verrà trasmessa nei prossimi giorni su Canale 5. La decisione del tronista, che ha preferito seguire il cuore anziché la logica, ha lasciato il pubblico di Uomini e donne molto stupito, rovesciando le aspettative sulla scelta finale. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.